agricole possono usufruire di questa legge per l'ampliamento della loro abitazione. Una risposta incisiva che darà un contributo significativo alla ripresa economica e imprenditoriale. Si è mostrato soddisfatto ieri l'assessore regionale Stefano Aguzzi, intervenuto nella tenso struttura di Sassonia a Fano nel corso dell'incontro pubblico da lui organizzato sul tema norme innovative sull'urbanistica per il rilancio del lavoro e dell'economia. L'incontro è stato voluto anche dagli esponenti di Forza Italia per illustrare i temi principali e le novità offerte al settore dell'edilizia dalla legge regionale 46 ad iniziativa della giunta regionale recentemente approvata in consiglio. A introdurre il dibattito Mauro Falcioni, responsabile di Forza Italia Fano, a cui sono seguiti gli interventi di Adriano Giangolini, dirigente all'urbanistica del comune di Fano, Carlo Cecchetelli, membro della giunta esecutiva della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, e Jessica Marcozzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. Intervenuto in collegamento telefonico anche l'onorevole Francesco Battistoni. Aguzzi si è detto entusiasta in merito all'approvazione della proposta di legge disposizione in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia, che tra le altre cose consente di poter usufruire del superbonus del 110% previsto dal decreto rilancio. Quando parliamo di piano casa e di rigenerazione urbana parliamo di due iniziative, una che ti consente, diciamo, di ristrutturare la tua abitazione, di ampliarla anche fino al 40% col piano casa, e per quel che riguarda la rigenerazione urbana questa nuova legge che consente di applicare il 110% purché ci sia un miglioramento o antisismico o energetico. Però entrambe queste norme non lasciavano intuire o capire fino in fondo se si poteva o meno anche abbattere l'abitazione e ricostruirla completamente potendo fruire del bonus 110%. Io proprio avevo voluto inserirmi in questo senso, nel dire che anche il completo abbattimento e il completo rifacimento di un immobile, comprensivo anche dell'eventuale ampliamento del 40%, poteva essere considerato rigenerazione urbana e quindi semplice ristrutturazione. Quindi dopo questa norma approvata noi possiamo anche abbattere la nostra abitazione e ricostruirla da nuovo sullo stesso suolo. Quella non viene considerata nuova abitazione, bensì viene considerata ristrutturazione, oltre al dimezzamento degli oneri di urbanizzazione, perché considerando la ristrutturazione noi possiamo godere anche del 50% di sconto sugli oneri di urbanizzazione. Ho già in mente altre due bonifiche che ugualmente andranno a semplificare dei percorsi per poter intervenire sulle nostre abitazioni, ma quello che serve, e questo ormai è assodato, lo chiedono un po' tutti a livello comunale, i sindaci, ma anche i nostri tecnici, i nostri imprenditori, è un rifacimento proprio completo della legge urbanistica.